Ciao Furetti, io mi sono accorto che sul tubo, su YouTube, non ci sono video brevi per creare un liquido fai da te. Quindi io adesso cercherò in meno di 5 minuti di spiegare qual è il modo più semplice per creare un liquido fai da te. Innanzitutto per me la cosa migliore è cercare quei siti che hanno una sorta di calcolatore già nel loro sito. Uno su tutti è appunto Vaporoso, che ha proprio un calcolatore suo. Vedete qua dove cercate vaporoso, vaporoso calcolatore, e vi esce fuori il primo risultato è quello giusto. Allora, in pratica quello che utilizzo anch'io è sempre, ed è molto semplice, vi escerà questa schermata con scritto quantità di liquido che si vuole ottenere in ml. Facciamo finta che sono 10 ml, ovviamente voi potete mettere quello che volete. Percentuale di aroma: allora l'aroma cambia da gusto a gusto, la percentuale di aroma cambia da aroma a aroma, appunto. Però si fa, come dice anche Vaporoso, di solito il 10%. Quindi per adesso mettiamo il 10%, adesso facciamo l'opzione più semplice. Grado di nicotina: qua dovete mettere la boccetta che avete comprato nel caso ci fosse la nicotina. Non lo so, avete messo 6 mg, avete messo 20 mg, non lo so. Proviamo a lasciare 20 mg, visto che io non utilizzo nicotina personalmente. Il grado di nicotina che si vuole ottenere, qua stessa identica cosa, pensate al grado che si vuole ottenere, tanto vedete, mettiamo 2 ad esempio, 2, e qua sotto ci sono i risultati, quindi dovete versare 1 ml di base di nicotina, mettendo caso che sia 20 mg. Se invece sono 9 mg, dovreste versarne 2,2 ml. Lasciamo 20 mg comunque per adesso. E quindi qua è tutto fatto, dovete mettere in un recipiente una base con nicotina di 1 ml, aroma necessario 1 ml e base neutra 8 ml. Questo è molto semplice ed è molto ovviamente intuitivo. Ovviamente adesso mettiamo un aroma che ad esempio ho io del Boom Ice della TNT, che va diluito al 20%. Noi mettiamo 20% qua e quindi, come vedete qua, è sempre 1 ml di nicotina, 2 ml di aroma perché è il 20%, come vedete qua, e invece 7 ml di base neutra, in quanto aggiungendo delle mele devi per forza togliere degli altri. Ora mettiamo caso che invece vorreste fare un liquido da 50 ml, sempre gradazione di percentuale di aroma 10 ml, e nicotina lasciamo 2, che beh, lì poi vedete voi. In questo caso quindi dovreste fare 5 ml di nicotina, 5 ml di aroma e 40 ml di base neutra. Quindi a questo punto dovrete semplicemente munirvi di siringa, riempire degli ml necessari, in questo caso facciamo 5 ml se vogliamo creare un liquido da 5 ml, se vogliamo creare un liquido da 50 ml, appunto, e versare. Vi consiglio questo ordine qua per versare aroma, nicotina, base neutra. In questo modo avrete un liquido abbastanza concentrato, avrete un liquido abbastanza pronto, e ricordatevi bene di scuoterlo, scuoterlo tanto, scuoterlo veramente tanto, e lasciarlo riposare. Solitamente si dice che gli aromi fruttati vanno lasciati riposare un giorno, comunque massimo 2. I cremosi dai 3 a una settimana, invece i tabaccosi da una settimana in su. Comunque, se non vi trovate bene con il centro di calcolo del Vaporoso, ci sono anche altri siti, basta cercare liquidi fai da te calcolatore, e io ad esempio ho trovato questo qua del centro Svapo, che comunque è abbastanza simile. Vedete, qua dovete mettere grado di nicotina, qua dovete mettere il liquido che si vuole ottenere, qua appunto le boccette di nicotina che avete preso, e qua la percentuale di aroma. Se no c'è anche quella di Flavor. La di Flavor però c'è un problema: come vedete qua ho impostato un po' delle cose a caso, vedete, lui vi prepara già un liquido a 100 ml, non c'è la possibilità di cambiare quanto liquido si vuole ottenere. Quindi io vi consiglio di usare Vaporoso perché è molto intuitivo e molto semplice. Altra domanda che può uscire molto spesso: se invece voglio creare degli aromi composti, quindi ad esempio voglio creare una sorta di iceberg fatto da me però, quindi ghiaccio, frutti di bosco e menta, cosa devo fare? Devi pensare quale liquido vuoi ottenere di più. Ad esempio, se vuoi ottenere più la menta, farai un 70% di menta, un 20% di frutti di bosco e un 10% di ghiaccio. Se vuoi ottenere tipo un tabaccoso alla vaniglia, cosa farai? Farai un 70% o un 60% di tabaccoso e 40% o 30% di vaniglia. Qua poi dovete gestire voi i vostri gusti, dovete gestire voi le vostre preferenze. E stessa cosa delle preferenze, anche la percentuale. Metti che io ad esempio svapo l'Heisenberg al 10%, magari a qualcuno di voi piacerà il 15%, basterà scrivere il 15% che, appunto, vedete qua, in 50 ml l'aroma necessario diventa 7,5 rispetto
i 5 di prima se lo voglio al 10%. Quindi con questo calcolatore potete fare tutti gli esperimenti che volete, ma è la base principale per partire. Quindi in pratica vi servirà questo calcolatore, una siringa, un flacone da mettere dentro tutte le varie cose e ovviamente l'aroma, la nicotina nel caso, e è la base neutra. Spero che questa guida veloce vi sia servita e vi sia stata veramente utile invece di guardare 15 minuti di video. In tal caso rimanete aggiornati perché ci saranno altri video sullo svapo e se avete voglia iscrivetevi e lasciatemi un commentino qua sotto. Ciao furati!